Piemonte, Lombardia, a Radio Bici arriva Christian, chef, da quanti anni? Ma diciamo da sempre, ho iniziato a cucinare a 3 anni quel dolce forno e non ho mai smesso, quindi sono nato in ristorante e quindi lo chef da sempre. Perché è di tradizione familiare. È di tradizione familiare, assolutamente. Noi adesso siamo all'interno dell'hotel costruito dai nostri nonni. Io e mio fratello abbiamo deciso di ripristinare la ristorazione all'interno di questo locale. Quindi abbiamo un ristorante oggi, una stella Michelin, a Vercelli. E io e Maurizio ci siamo incontrati a The Cube di Electrolux a Milano. Un ristorante davvero particolare con vista d'uomo. Un ristorante particolare per il bellissimo design con cui era fatto di questi architetti milanesi, per il fatto che eravamo di fronte a un monumento stupendo che è il Duomo di Milano e per il fatto che il tavolo era unico, un tavolo per 18 persone, la cucina era completamente a vista, quindi un'interazione diretta con il cliente, la cucina era tutta Electrolux e ci permetteva di far vedere come con una cucina da casa si poteva reinterpretare la grande cucina dei ristoranti. E cosa abbiamo cucinato quella sera? Ancora l'acquolina in bocca. Beh, quella sera abbiamo cucinato diverse cose, diversi piatti, avete assaggiato sicuramente un risotto che è un po' il piatto che più rappresenta la nostra città, quindi Vercelli, che più rappresenta la nostra cucina. Avete assaggiato l'anatra, un'anatra in due cotture molto particolare, avete assaggiato la capasanta, una capasanta scottata con la crema di latte e il caviale, insomma abbiamo cercato di farvi vivere un'esperienza gastronomica che riuscisse a essere paragonata a quello che è e che era la bellezza architettonica in cui eravamo. Come si sta con vestito da chef sulla bicicletta? Ma io sto sempre vestito da chef, anche vado al supermercato a fare la spesa. Ecco, l'altra volta avete cucinato con l'azoto liquido? Abbiamo fatto il gelato con l'azoto liquido, sì. Che figata. Anziché usare una mantecatrice, mantechiamo direttamente con l'azoto liquido, quindi questo liquido a meno 196 gradi, che ci permette di avere dei gelati velocemente molto saporiti, senza l'aggiunta di addensanti o altro. Adesso abbiamo il carnaroli, un carnaroli con la gemma degli aironi, un riso che noi utilizziamo da diverso tempo. È un riso che conserva una parte cerealicola molto importante proprio perché è meno lavorato, conserva la gemma, che è la gemma è la parte attaccata al chicco del riso durante la crescita, quindi attaccata alla spiga, ed è la parte in cui è contenuta la maggior parte delle proteine e delle vitamine del riso. Quindi è un riso leggermente diverso dal solito proprio per il fatto che è meno lavorato e quindi resta sempre molto più croccante, molto più, ha un sapore suo, già una sua personalità. Cosa stai mettendo dentro? Cipolla, un po' di cipolla tritata. Cipolla tritata? Sì, questa non è tritata, in realtà è frullata per renderla molto 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 fine, di modo che non resti mai non resti la cipolla in bocca, ma è soltanto il sapore. Non... Senti, qual è la ricetta di Attilio Speciani? Crudo, vivo e colorato. Crudo, colorato. Che significa? Te lo ricordi? Beh, per iniziare bene un pasto bisogna iniziare con qualche cosa di crudo, con qualche cosa di vivo, quindi una verdura o un pesce, vabbè, comunque solitamente una verdura, e di colorato perché aiuta, ti fa venire più voglia di mangiare, aiuta il nostro sistema nervoso ad avere più fame ed essere più invogliati. Un po' di sale subito, che serve per dare il sapore, siccome il brodo è vegetale senza nessun condimento, un goccio di sale serve per iniziare a dare il sapore al risotto, un po' di pepe, e questo qua è un momento importante perché è la tostatura del riso, quindi quando si fa tostare il riso permette al chicco di aprirsi e di prendere il condimento e i sapori.